Il secondo argomento è un po' più tecnico, ma cercherò di essere sicuramente, diciamo, comunicativo su questo aspetto. Allora, le misure cautelari, e questo è un tema fondamentale, perché è un tema che incide sulla libertà personale. Qui vi devo farvi una piccola parentesi, ma una parentesi che vi aiuterà a comprendere facilmente il seguito. Immaginate una persona che sia arrestata in flagrante perché sta commettendo un furto in un'abitazione, sta rubando in una casa, i carabinieri la trovano a rubare e l'arrestano. Immaginate un'indagine dei carabinieri piuttosto articolata e complessa, che viene svolta attraverso intercettazioni telefoniche, attraverso pedinamenti, che riesce a disvelare in qualche modo l'esistenza di un sistema di corruzione all'interno di un pubblico ufficio. Un funzionario pubblico che prende le mazzette per il lavoro che svolge, quindi corruzione. Stessa cosa si potrebbe dire per un'indagine che conduce al disvelamento di un'associazione a delinquere, sia volta alla truffa ai danni dello Stato, sia volta allo spaccio di stupefacenti, a quello che volete voi, alla commissione dei reati. In tutti i casi, cioè sia nel caso in cui vi sia stato un arresto in flagranza, sia nel caso in cui i carabinieri, la polizia giudiziaria racchiudano in un'informativa di reato l'insieme di indizi che hanno raccolto, un giudice dovrà valutare due cose per decidere se la persona arrestata mentre stava rubando in casa, ovvero il pubblico ufficiale che è stato colto a ricevere mazzette nel suo ufficio attraverso un sistema di telecamere, o lo spacciatore che spaccia stabilmente in una piazza e che fa delle trasferte attraverso le quali va a approvvigionarsi di droga e poi la cede a un altro gruppo esteso di venditori. E il giudice, prima di limitare la libertà di questa persona, deve verificare due requisiti. Uno, che ci siano dei gravi indizi di colpevolezza, cioè che nell'arresto in flagranza, diciamo, è più facile controllarli, perché se qualcuno ha sfondato il cancello di casa mia e si sta portando il mio televisore, non è che ci vuole chissà quale piglio investigativo per capire che mi stava rubando in casa. Ovvero, se comunque le prove raccolte nella fase delle indagini siano comunque concludenti e possano portare, dice, diciamo, la giurisprudenza, a una qualificata probabilità di condanna. Ma vi ho detto prima, misure cautelari si applicano per reati gravi, il carcere si applica per misure che per reati puniti fino almeno a 5 anni e gli arresti domiciliari e le altre misure per reati puniti con almeno 4 anni. Per farvi capire, un danneggiamento, uno che prende e danneggia una macchina per strada, può essere sì arrestato, ma non può essere sottoposto a misure cautelari, perché il danneggiamento non è punito così gravemente da consentire una misura cautelare. Le misure cautelari non sono altro che limitazioni della libertà personale imposte dall'autorità giudiziaria. La truffa, perché tanti truffatori truffano, continuano a truffare? Perché la magistratura non ci può fare nulla finché non vengano condannati in via definitiva. Non esistono misure che possano impedire loro di essere liberi. L'oltraggio a pubblico ufficiale, la minaccia semplice, le lesioni personali, sono tutte misure, sono tutti reati per cui la persona non può essere privata della libertà personale non prima del processo, ma solo all'esito di un processo che si concluda con una condanna definitiva, e poi ci sarebbe molto altro da dire dopo, ma usciremmo fuori campo. Bene, si parla di codice rosso molto, lo sentirete in televisione, sui giornali, per i maltrattamenti in famiglia, per gli atti persecutori, lo stalking, no? Anche lì
Il giudice che riceve, il pubblico ministero che riceve la denuncia di una donna che assume di essere perseguitata dall'innamorato che un po' folle le mette ansia, paura perché le si apposta sotto casa, la minaccia e quant'altro, quel giudice può fermare quella persona, quindi applicando una misura cautelare, che generalmente è il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Se si tratta di un coniuge che picchia l'altro coniuge, c'è l'allontanamento dalla casa familiare. Sono le occasioni in cui voi vedete la giustizia penale che ha un piglio immediato. Quindi non sono i casi di lentezza dei processi, che poi sappiamo, quello lì è stato condannato 10 anni dopo il fatto, oppure c'è stata la prescrizione e quindi finisce tutto così. Le misure cautelari riguardano la libertà personale. Quindi un giudice che debba decidere, tornando all'esempio, se una persona stava rubando in casa mia e se meriti o meno di essere bloccata nella libertà personale, che potrebbe darsi che quella persona di fronte al giudice confessa, che risarcisce il danno, che sia un incensurato che non ha precedenti penali, sono valutazioni che il giudice può compiere in maniera discrezionale, ma sempre nel rispetto di alcune regole, cioè ci deve essere il pericolo che quella persona, se resti libera, vada ad inquinare le prove. Immaginiamoci il pubblico ufficiale che viene indagato per corruzione, se gli si consente di tornare nell'ufficio in cui lavora prima che i carabinieri abbiano sequestrato la documentazione, forse qualcosa può succedere. Il pericolo di fuga. Io adesso vi ho parlato di reati che non sono di allarme sociale, ma immaginatevi un'associazione a delinquere di stampo camorristico, mafioso, dove tu magari sei anche indagato per aver fatto il mandante di estorsioni, rapine, stragi. Potresti fuggire se hai le possibilità di fuggire, e quindi questo è un altro elemento che il giudice deve valutare per vedere se applicarti o meno una misura. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Il terzo requisito che si chiede, questi requisiti sono alternativi, però quello più comune, ve lo dico, è quello che si crede di abrogare: il pericolo di reiterazione del reato. Allora, si afferma da parte dei sostenitori, diciamo, di questa iniziativa referendaria, che c'è un problema in Italia che è quello delle carcerazioni preventive. Cioè si dice troppa gente è stata arrestata e ha aspettato 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni prima di andare a processo e di poter dimostrare la propria innocenza. A parte il fatto che questo è un ragionamento, direi, fuorviante ma anche superficiale, perché voi dovete sapere che se a una persona viene applicata una misura cautelare, una limitazione della libertà personale, quella persona entro 10 giorni può chiedere che un tribunale che sta nel capoluogo del distretto e che viene chiamato appunto il tribunale della libertà rivaluti la sua posizione. Quindi se io ho delle buone prospettive difensive assolutorie, posso dimostrarle anche a distanza di 10 giorni. E si dice quindi questo è un requisito, è un referendum per far sparire la carcerazione preventiva, perché se i giudici non possono più limitare la libertà personale di un individuo fondando la loro decisione sul pericolo che quella persona, se libera, reiteri il reato, allora non abbiamo più ipotesi di carcerazione preventiva in Italia. Attenzione però, innanzitutto va detto con chiarezza che togliere questa parte della norma, la norma, vi ripeto, è l'articolo 274 del codice di procedura penale, significa non solo impedire il carcere, significa impedire gli arresti domiciliari e anche le misure che non sono custodiali, il divieto di avvicinamento alla persona offesa, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'obbligo e il divieto di dimora. Quindi non è che in questo caso, ripeto, come in precedenza, un po' il trade union si trova sempre, anche qui si cerca di cancellare tutto. Ma questa norma, voi capite, è una norma fondamentale
per l'intera tenuta del sistema. Nel senso, noi io sono un avvocato e devo dire la maggior parte delle volte io difendo gli indagati e gli imputati, quindi attenzione, io mi misuro con queste situazioni, anche con gli errori giudiziari, abbastanza. Però se noi vogliamo abrogare questa norma, poi non ci dobbiamo più lamentare coi magistrati se quello che veniva a rubare a casa mia, 2 giorni dopo, è libero. Non dobbiamo dire più, però il giudice, lo Stato, che cosa fanno? Non ci difende, non ci tutela. Perché evidentemente entriamo in contraddizione, in cortocircuito con quello che noi andiamo a decidere o andiamo a propugnare se votiamo sì. Se abbiamo detto, io torno agli esempi per cercare di essere il più intelligibile possibile, sto parlando di tutti i reati che non riguardano la violenza fisica, su cui c'è tutto un tema particolare, al limite se siete interessati poi ne parleremo. Torniamo all'esempio dello spacciatore, facciamo l'esempio dello spacciatore di cobret, di eroina, di droga pesante. Bene, i carabinieri svolgono tutta un'indagine piuttosto complessa. Alla fine questa persona gli dovrebbe essere applicata una misura cautelare, ma se non c'è pericolo che fugga, perché il pericolo di fuga io non l'ho visto applicare quasi mai, perché devi essere un totale, diciamo, devi avere anche la possibilità di fuggire fuori dal territorio italiano. Questo è il discorso. E se non c'è il pericolo di inquinamento delle prove, ma che prove deve inquinare lo spacciatore che è stato filmato mentre andava a comprare a Secondigliano e poi veniva a portarla a Frosinone o a Cassino o a Latina o a Roma e la vendeva? Questa persona non può essere più sottoposta a una limitazione della libertà, ma anche gli arresti domiciliari intendo. Qui insomma io non sono per nulla, per cultura giuridica, non sono un manettaro, attenzione, andrebbe proprio contro il lavoro che svolgo. Gli arresti domiciliari, l'obbligo di andare a firmare tutti i giorni alla polizia, queste forme di controllo finirebbero. Quindi, se diciamo per un discorso assolutamente ideale, vogliamo dire no, non ci deve essere più la... Vedete come il quesito vi chiede di prendere una decisione senza, diciamo, entrare nella specificità della vicenda, perché forse tutti quanti siamo contrari alle carcerazioni affrettate, preventive, ma forse non tutti siamo contrari al fatto che i rapinatori se ne stiano un po', non dico tanto agli arresti domiciliari, che gli spacciatori restino contenuti. Quindi il senso di questo quesito invece qualcuno di voi ce l'ha davanti, ma se no ve lo leggo per essere, diciamo, puntuale su questo aspetto. Volete voi che sia abrogato il codice di procedura penale limitatamente alla seguente parte: articolo 274,1 lettera C, limitatamente alle parole o della stessa specie di quello per cui si procede. Quindi vi ho, diciamo, cercato di dimostrare, di illustrare che queste, le misure cautelari sono una forma di reazione immediata dello Stato e di applicazione di un principio di tutela sociale molto forte. Restando, ripeto che le misure, questo me lo chiedono molte volte gli assistiti, non sono misure sine die, cioè senza fine, ci sono sempre dei termini di durata che sono commisurati alla gravità del fatto, e quindi questo è un po' il tema dell'abolizione del 274, quindi il quesito referendario che sta nella scheda arancione.